Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati la vostra AndreLink91 su Pokémon Ultra Sole. Si è fatta notte nel frattempo, ma non importa, andiamo a parlare con il professor Kukui, che dovrebbe essere qui alla porta. Ma non è fatto irruzione, quindi non era Kukui. Era Lily! Il professor Kukui mi ha chiesto... Aspetta, cos'è che mi aveva chiesto? Ah, giusto, mi ha chiesto di accompagnarti al suo laboratorio da questa parte. Andrea! Tieni la tua paghetta, mi raccomando, non spenderla tutta in una volta. Mamma, cosa pensi che ci faccia con i soldi? Oh, ma guarda, bravo Andrea, vedo che ti sei già fatto degli amici. Allora è così bella, si fanno sempre incontri interessanti. Eh? Ah, piacere, sono Lilia. Sono così emozionata per te. Vai, divertiti con Poplio. Com'è gentile tua madre. Bene, andiamo al laboratorio. Come sarebbe a dire com'è gentile? Non le ha neanche offerto una bevanda calda. Piccolo riferimento a The Big Bang Theory. Il laboratorio del professore è oltre l'erba alta. Dice che avere Pokémon tutto intorno gli è utile per le ricerche sulle mosse. Se lo dice lui. Ma per me che non sono un'allenatrice vuol dire che per arrivarci devo usare il repellente. Sai come funziona, vero? Se usi il repellente i Pokémon selvatici ti staranno alla larga. E senti, riguardo Nebulino, voglio dire Cosmog, è un Pokémon raro che viene da molto lontano. Possiede un potere misterioso. Una volta ero in pericolo e era stato per salvarmi. Certi malintenzionati vorrebbero sfruttare il suo potere per i loro scopi. Per questo ho parlato di Cosmog soltanto al professore, a Ala e a poche altre persone di cui mi posso fidare. Quindi vorrei chiederti un favore. Non dire a nessuno dell'esistenza di questo piccolino e di quello che è successo al ponte sospeso. Ci conto, eh? Il repellente. Il repellente funziona solo se il tuo Pokémon è di livello più alto rispetto a quelli che trovi nell'erba. Se no, non funziona. Ah, a proposito, Andrea, guarda! Cosa? Saltando giù dal dislivello puoi evitare l'erba alta e andare direttamente al laboratorio. Così! Hopla! Utile, no? Provaci anche tu. Io vado avanti, ci vediamo al laboratorio. Ma c'è un allenatore qui. Quindi devo sfidarlo. Cioè, non per forza, però voglio. Piccolino. Mettiamo davanti Caterpie, così almeno si allena un pochettino. Eccoci qua. Sì, io mi sbaglio sempre con i vecchi giochi, che praticamente qua per spostarlo bisogna usare Y, premere sul Pokémon e poi premere sull'altro dove lo vuoi spostare. Diamo un attimino uno sguardo veloce alle opzioni. Velocità testo veloce, animazioni sì, chiedere, comandi normali, invio automatico e box, sì. Ah, perché mi chiede se voglio metterlo in squadra. No, no, vabbè, facciamo inviarlo direttamente ai box, è meglio. Ehi, tu ascoltami, sarà proprio come i miei pantaloncini, ti sfido! Carl, marmocchio. Ah, questi piccolini. Inkey. Di già un Inkey, ma... Davvero, Inkey? Oh. Ok. No, sul Pokémon. Eccolo qua. Oh, vado di mille bave. Lo rallento un pochino. No! Non potrò scappare, forse. Provo a cambiare Pokémon, vediamo se mi fa cambiare con l'imitazione. Potrebbe anche non funzionare. Però chi lo sa. No? Pokémon. Sì, posso cambiarlo, bene. Vai, Lio Pop! Mi sono salvato l'azione. Bene. Ah, perché l'imitazione forse non era a turni, come lo è... Avvolgi botta. Buoni danni. Ah, però ha fatto riflesso.
Va bene, allora facciamo così. No, riflesso, quindi è difesa aumenta. No, quella è barriera forse. Riflesso l'attacco, le mosse speciali, la difesa speciale. Però con l'incantavoce che è super efficace lo facciamo fuori. Quindi il riflesso non serve a nulla. E vai, pizza per 4. Al 5! Si può già evolvere. C'è molto vicino all'evoluzione. Oh, c'è una Pokéball là. Vediamo. Se trovo qualche Pokémon interessante qui nell'erba lo catturo. Cosa mi offri? Slowpoke! Interessante come Pokémon, interessante. Però per ora non lo catturo Slowpoke. Non sono interessato a Slowpoke, anche se è un Pokémon abbastanza interessante. C'ho già Poplio di acqua. Wingull. Wingull una volta l'ho allenato. Pelipper si è evoluto e l'ho portato al 45, se non sbaglio, prima della Lega addirittura. L'ho allenato davvero tanto. Non penso di aver mai allenato un Pokémon, tra virgolette, secondario così tanto. Alola, guarda com'è carino il mio Pokémon. Però ho visto un Murkrow e penso che prenderò Murkrow. Dalia, teenager. Murkrow è un Pokémon che mi piace molto, specialmente Hunchcrow. Non Murkrow di per sé, ma Hunchcrow. Ah, proviamo a combattere contro Yanguso facendo azione. Fulmi sguardo. Se me ne fa un altro cambio Pokémon. Ehi, brutto colpo, grande Caterpie. Me ne ha fatto un altro, allora devo cambiare. Vorrei evitare perché se prendo un'azione e fa brutto colpo ci va KO. Il mio Caterpie, non posso permettere che vada KO, deve evolversi. Prima si evolve in Metapod, meglio è, ragazzi. Metapod già potevo farcelo combattere tranquillamente contro Yanguse. Ma Caterpie no. Se era al 6, forse. Sì, però se fai solo tu mi sguardo, non mi fai pentire di aver cambiato. Potevo far prendere tutti quanti i punti a Caterpie. Vediamo un po'. Voi non sapete, ragazzi, sono contentissimo di rimettere le mani su Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. Cioè rimettere nel senso, perché è simile a Sole e Luna, però è una nuova avventura e mi sento più pompato, tra virgolette. Sento più, c'ho più hype di scoprire questa regione. Addirittura non c'era questa. Il mare calmo, il mare mosso, tu come lo preferisci? Senza mare. Cioè io praticamente abito sul mare, praticamente. Sto a 100 metri dal mare, letteralmente, non sto scherzando. E sono 26 anni che abito qui. E sinceramente mi ha un po' stancato il mare. Non è che non mi piace, però se devo andare al mare d'estate con i bambini che tirano la sabbia, la gente che urla per parlare, invece di stare calmo, cioè tu vai al mare per rilassarti, non per sentire quelli che urlano, i bambini che ti lanciano la sabbia. Scusatemi, ma è così. Provo a fare azione su Wingull, vediamo quanto li levo. Ah, pistola, questa fa male. Questa fa male. Ok, ha resistito, bravo Caterpie. Il che cambiamo su Lio, proprio che... Può prendere pistola acqua come se fosse un bicchiere d'acqua. Lo so che sembra ridondante la parola, però non posso farci nulla. Oh, ruggito! Hai paura di qualcosa, Wingull? Allora facciamo così. Incantavoce! Super suono, vita l'attacco grande! Pericolosa super suono, molto pericolosa. Andiamo ancora con incantavoce, evita super suono, se ti fa super suono, una pistola, va bene. Mentre sto registrando, ho già visto Federic95 Ita che già ha caricato 3 episodi di Pokémon Ultrasole. Mio Dio, quel ragazzo registra alla velocità della luce, fa paura. Sicuramente ha ricevuto il gioco ieri.
Non so se gli ha dato la Nintendo oppure se l'ha comprato lui. Ad ogni modo so che c'è gente che l'ha già ricevuto il 14, a inizio settimana. Quindi praticamente non c'entra nulla se a Nintendo te lo dà o no. A Nintendo te lo dà qualche giorno prima, sì. Però i giochi l'hanno iniziato a distribuire già, dico, intendo i negozi fisici. Anche Amazon, già 3 giorni fa già stava iniziando a distribuire. Io non l'ho preso da Amazon, ma da un altro sito, affidabile comunque sia, Game Life, tanto non mi sponsorizza niente nessuno, quindi lo dico tranquillamente. E Amazon, non l'ho preso da Amazon perché non c'era più la Dual. Praticamente io sono abituato a ordinare giochi poco prima che escano e li trovo sempre, però se non li trovo su Amazon vado da un'altra parte e mi arrivano comunque. Quindi questa volta non l'ho preso da Amazon, però so che Amazon ha già distribuito, già dal 14 stava distribuendo, quindi probabilmente l'ha presa lì. Ma andiamo avanti! Ho commesso solo Pokémon di tipo erba, ma per battere Pokémon di tipo fuoco mi servono dei Pokémon di tipo acqua. Grazie per questo saggio sulla letteratura dei Pokémon, dei tipi e delle debolezze. Ah, abbiamo anche qua Inkei. Che livello è? Grande pizza bag, ha battuto un Inkei tutto da solo. Beh, gli ho dovuto dare pozione, ma va bene uguale. Sono contento, sono fiero di lui. Ok, penso che possiamo andare da Kugel a questo punto. Non so se ci sono altri Pokémon selvatici. Un Markro però lo vorrei davvero. E qua si stanno prendendo a botte tutti quanti. Forza Rackraff, ancora, fatti sotto, avanti. Non sono un tipo delicato, sai? Ah, di nuovo. Ecco il laboratorio Pokémon, ha un fascino particolare, non trovi? Io sono ospite qui da 3 mesi. Sono inesperta come assistente, ma cerco di ripagare i professori come posso. Cioè, se fossi un'allenatrice potrei essergli più utile. Mamma mia, scoppiata una bomba. Il professore conduce le sue ricerche sulle mosse anche all'interno del laboratorio. Ah, bisognerà di nuovo riparare il tetto. Io faccio del mio meglio per rimettere a nuovo i suoi camici, ma spesso sono talmente malconci che bisogna comprarne di nuovi. Forza, entriamo. In 3 mesi quanti camici ha distrutto? Mamma mia, Kukui, sei una bestia. Sì, Pokémon orso, quello che sembra un peluche. È Beware l'evoluzione, non so come si chiama lo stadio base. Ciao Andrea, Lilia, grazie per essere andato a chiamare. Di nulla, mi fa piacere poter essere d'aiuto, almeno ripago l'ospitalità. Le mosse di Rackraff erano proprio pazzesche. Sto facendo dei bei passi avanti con le ricerche. Andrea, mi daresti un attimo il tuo Pokédex? Se proprio devo. Allora, che te ne pare del mio laboratorio? Non male, vero? Ma veniamo subito al dunque. Finalmente è arrivato il pacco che aspettavo. Professore? Che c'è, Lilia? Non sto mica parlando da solo. Dentro il Pokédex c'è un Rotom. Davvero? Rotom è un Pokémon fatto di una sostanza simile all'elettricità che gli permette di entrare nelle macchine. Esatto, e per sfruttare al meglio il misterioso potere di Rotom, è stato sviluppato un Pokédex di ultima generazione espressamente progettato affinché Rotom possa viverci dentro. È un nuovo mezzo di comunicazione fra Pokémon ed esseri umani. Al momento è ancora molto raro, ce ne sono pochissimi in circolazione. Ma faccio prima a mostrarvelo. Basta potenziare il Pokédex con i pezzi che mi sono arrivati e ce l'aveva in tasca probabilmente. Rotom, eccolo. Oh, scusa Rotom, ti ha spaventato, Ho potenziato il tuo amato Pokédex, Rotom. Ora puoi aiutare Andrea nella sua avventura. Speravo non ci fosse Rotom. Davvero. Mi dà un po' fastidio Rotom. Non come Pokémon, ma perché chiacchiera troppo. Rototom, tanto piacere. Ecco, capite ora? Guarda Andrea, ora Rotom può parlare. Magari gli ci vorrà un po' per abituarsi al suo ruolo di guida, ma sembra che tu gli piaccia. Professore, scusi, in cosa consiste esattamente il ruolo di Rotom? Vedi, Andrea è appena arrivato qui ad Alola, e questo Pokédex Rotom lo guiderà proprio come un navigatore. Fantastico, grazie, sono molto contento. Ti basterà guardarlo per trovare la tua prossima destinazione, e toccandolo potrai anche consultare la mappa di Alola. Chi è? Oh, how? Alala!
Mi sono fatto guidare dalla brezza marina ed eccomi qui. Wow, che bello! È una mansarda quella? È un segreto. Ho ceduto la mansarda a Lilia. Dopotutto fra amici e fra Pokémon ci si aiuta a vicenda, no? Bella mansarda gli dai. Andrea, allora ti affido il Pokédex Rotom. E Rotom ti affido Andrea. Quindi quello è un Pokédex Rotom, che carino. Molto bene Andrea, è ora di rimettersi in marcia. Non vedo l'ora. La tua prima tappa è la scuola per allenatori. Lì potrai fare un po' di pratica e imparare le basi delle lotte di Pokémon. È il primo passo per diventare il campione del giro delle isole. Tu cosa farai, Au? Io giocherò con i miei Pokémon, mi divertirò un sacco. Il giro delle isole. Per gli abitanti di Alola rappresenta la prima sfida con la realtà. Sembra proprio che tu abbia già un'ottima intesa con Poplio. E Rotom ti ha preso subito in simpatia. Sembra che i Pokémon si sentano tranquilli con te, persino Nebulino. Lilia, prenditi cura di Andrea, ok? Falli da guida finché non si sarà abituato a Rotom. Ragazzi! Sapete che c'è? Sento molto meno la come si dice? La guida. Si sente meno che il gioco è guidato. In Pokémon Sole e Luna il gioco era molto su binari. Qua invece sembra più libero. Staffel si chiama? Non ricordo di preciso il suo nome. Da stadio base. Oh, Poliwhirl! Abbraccia un Poliwhirl! E poi abbiamo Poliwhirl, ce l'abbiamo anche come tappeto nella camera da letto del protagonista. Non ci ho fatto caso, però rivedendo il video mentre lo editavo, dopo ho visto. Ok, allora. Andiamo qua. Il centro Pokémon non è lontano da casa tua, vero Andrea? Oh? Che succede? All'improvviso è calata l'oscurità. Non preoccuparti, Nebulino, va tutto bene. È un'eclisse lunare. Qualcosa deve aver coperto momentaneamente la luna. Era prevista un'eclisse lunare oggi? Beh, non importa. Comunque di buon auspicio. Buon auspicio? Intende dire che porta fortuna? Proprio così. Molto tempo fa la nostra regione venne interamente avvolta dall'oscurità, ma le persone e i Pokémon di Alola si servirono della luce per scacciare le tenebre. Si dice che questo episodio sia l'origine del giro delle isole e dell'usanza di raccogliere i cristalli Z. Oh! Mo finalmente ci hanno spiegato perché serve questo giro delle isole! Oh, meno male! Grazie Game Freak, grazie! Ah, Andrea! Dato che è sopra cerchio Z, perché non ne approfitti per raccogliere i cristalli Z? Sarebbe molto utile anche per uno studioso di mosse come me. Professore, è sempre lo stesso. Forza, Andrea, andiamo al centro Pokémon. Sì, Lily. Oh, questo significa che incontrerò altri Pokémon selvatici. Oppure potrei evitarli facendo così. Lily, tu non ci hai pensato, vero? Il Rotom Dex mi ha chiesto se era tutto quanto a posto. Ok, eccoci Lily. Lilia. Mi sono sbagliato momentaneamente. Questo è un centro Pokémon, entriamo e ti mostro come funziona. Va bene. Anche perché ci devo entrare per forza perché devo ritirare dei pacchi. Eccolo lì infatti il tizio dei pacchi. Quella signorina al banco si occupa di rimettere in sesto i Pokémon esausti. È un sollievo pensare che c'è qualcuno che sa come occuparsi dei Pokémon quando sono stanchi o feriti. Quel piccetto a disposizione ha diverse funzioni, ad esempio ti permette di depositare i tuoi Pokémon nei box. Lì c'è Pokémon Market, ci puoi comprare tanti strumenti utili per il tuo giro delle isole. Prova a dare un'occhiata a cosa c'è in vendita. E laggiù c'è la caffetteria, il loro latte Mumu è la fine del mondo. Ho letto in una guida che il menu cambia a seconda del centro Pokémon. Chissà in base a cosa decidono le bevande. Non offrono solo bibite, danno anche dolcetti e consigli utili a chi fa il giro delle isole. E ora, seduto sui centri Pokémon, andiamo alla scuola per allenatori. Ah, se ne hai bisogno puoi far rimettere in sesto i tuoi Pokémon prima di uscire. Hehehe!
Alala, tu devi essere Andrea, ho tre doni segreti per te. Quale dono vuoi ricevere? Pokémon. Contiene un Pokémon, vuoi ritirarlo? Sì. Bene, ora ho Rockruff. Questo Rockruff è quello speciale che se lo faccio evolvere tra le 17 e le 17.59 si evolve nel Rockruff forma crepuscolo. È il Rockruff che avete visto all'inizio dello scorso episodio. Più cresce, più diventa impetuoso e aggressivo. Non sono pochi gli allenatori che se ne liberano quando non sono più in grado di gestirlo. Già, poverino. Vedere un soprannome? Sì. Rockruff femmina, lo chiamo Sly. Perché Sly mi piace come soprannome da dare a Rockruff, però femmina... Slyla. Ok, ora ci siamo. Ho un altro pacchetto per te, certo che voglio ritirarlo, che faccio? Tutti quanti voglio ritirarli. Ok, 1 è 50 pozioni e 1 è 12 Velox Ball. Alla prossima! Ok, prima di andare con Lilia, prima di finire l'episodio oltretutto, allena un attimino... Aspetta, che livello è Rockruff? Non dirmi che all'1, dimmi che almeno... al 10! Perfetto! Che strumenti ha? Bandana! Ottimo! Ottimo! Voglio un attimo allenare Pizza Pie per farlo salire di livello e così farlo evolvere in Metapod. Eccolo che si evolve! Vai! Stati aggiornati. Vediamo che ci dice Pokédex. La sua corazza contiene un liquido vischioso. Ristruttura tutte le cellule del suo corpo preparandosi all'evoluzione. E anche rafforzatore impara. Ottimo. Bene, Kuj. Con questo direi che il video può concludersi qui, ed io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione come sempre link per Twitter, mi raccomando seguite la pagina Twitter per rimanere sempre aggiornati sui video, alle 8 vi ricordo nuovo appuntamento con Pokémon Ultrasole, e ci vediamo nel prossimo video, bye bye!